desiderava tornare a quel modulo, però attualmente sta dimostrando che forse questo modulo non è quello adatto a lui. Il Barcellona mostra un'evidente lacuna nelle fasi difensive, che praticamente è quasi inesistente in alcune partite. Spesso capita che gli attaccanti si ritrovino direttamente ad affrontare la difesa senza passare per il centrocampo, che c'è una pressione inesistente nel centrocampo. Ci ritroviamo spesso subito nell'uno contro uno, attacco e difesa, quindi c'è una fase difensiva completamente da rivedere. Voi, appunto, perché Rakitic non è il Rakitic dell'anno scorso, che pressa tutto campo, voi perché Coutinho ancora deve entrare nell'ottica di dover effettuare anche la fase difensiva, e quindi c'è questo grosso problema. Poi il Barcellona non gioca. L'anno scorso era un Barça più difensivo che poi ripartiva, quest'anno è un Barcellona che non gioca. È un possesso palla sterile, un possesso palla che non crea occasioni, non ti rompe la difesa avversaria. È un possesso palla che si fa soltanto appena si cercava di aumentare il possesso palla, di aumentare la velocità, si perdeva la palla e scattava il contropiede. Quindi è un possesso palla quasi inutile. E ci sono tante, troppe problematiche che Valverde deve risolvere in poco tempo, perché comunque la stagione è sì lunga, ci sono ancora 30 partite di Liga, la Champions League siamo solo all'inizio, è vero, però se tu inizi a perdere punti adesso, questi punti non li recuperi, anche perché noi abbiamo giocato alla fine contro Girona, contro Leganés, comunque contro squadre che il Barcellona deve battere. E invece abbiamo fatto un punto in 6 partite e adesso arrivano 3 partite difficili, perché abbiamo il Bilbao al Camp Nou, ma il Bilbao non è una squadra assolutamente facile, ha pareggiato anche con il Real Madrid quest'anno, abbiamo il Tottenham a Wembley e occhio a quella partita, e poi abbiamo il Valencia al Mestalla. Quindi ci sono 3 partite molto difficili, sono 3 partite che potrebbero svoltarti la stagione se riesci a vincerle, quindi rialzarti da questo periodo negativo, ma sono anche 3 partite che potrebbero farti sprofondare ancora di più se giocate come sono state giocate queste ultime partite, che potrebbero creare soltanto altri problemi. Io spero che i giocatori cambino l'atteggiamento in campo, questa comunque è una cosa che deve sempre dare Valverde, perché non è possibile che quando segni il gol dell'1-0, ed è successo con Leganés, è successo con Girona, ti fermi. I giocatori dopo l'1-0 pensano a difendere, il Barcellona difende attaccando, tu l'avversario te lo devi mangiare, invece questo Barcellona fa l'1-0 e si spegne, è finito il Barcellona. Poi ci sono delle azioni sporadiche, magari perché Messi prende palla e all'improvviso tiro, si scarta la difesa, ma sono azioni sporadiche, non è un'azione da squadra. Quindi bisogna cambiare l'atteggiamento, bisogna cambiare davvero tanto. E poi, ripeto, Valverde quest'anno sta combinando anche disastri a livello di formazione e a livello di scelte tecniche, col Girona chiave del pareggio è stato la non sostituzione appena espulso l'Anglais, lì ha tentennato spostando Busquets in difesa, così facendo abbiamo perso 2 zone del campo, perché hai spostato un centrocampista in difesa che comunque ne risente perché è fuori ruolo, ma soprattutto hai perso a centrocampo, hai perso l'uomo che è capace di leggersi l'azione avversaria con secondi di anticipo, e quindi c'è davvero tanto da migliorare. Io sono fiduciosa perché penso che Valverde sia in grado di poter ribaltare la situazione, ma soprattutto penso che i giocatori siano in grado di poter rialzare tutta questa situazione, di poter fare davvero una buona stagione. Però il cambiamento deve esserci subito, deve essere da sabato. Io spero di vedere contro il Bilbao una squadra vogliosa, una squadra che scende in campo per mangiarsi l'avversario, perché altrimenti la stagione sarà molto lunga. Sì, allora Giusi aspetta, Giusi chiude dicendo sì? La stagione sarà molto lunga,
e sospira. Vabbè, io le dicevo, in questa, questa stagione Giussi abbiamo preso un gol contro il Sevilla, due contro il Huesca, uno contro il Real Sociedad, due contro il Girona e due con il Leganés. E lo sai quanti ne avevamo presi lo scorso anno? Solo in campionato due, poi ci metti quattro col Madrid o cinque col Madrid andata e ritorno della Supercoppa di Spagna, però quello era ad agosto, due ne avevamo presi, questo è preoccupante. Allora io condivido le analisi fatte da tutte e due, ovviamente bravissimi sia Albert che Giussi, e chiedo ad Albert una cosa un po' insomma complicata, voglio fare quasi il solito cronista, il solito conduttore radio delle radio romane quando succede qui alla Lazio e alla Roma, ma secondo te c'è comunque una non sintonia, cioè una non condivisione tra Abidal, capo insomma del direttore tecnico del Barça, e Ernesto Valverde? Perché ti dico questo? Perché Ernesto Valverde chiede William e Abidal porta Malcolm, e Malcolm non gioca mai se non 15 minuti a Valladolid e 15 minuti ieri. Vabbè, ma William chiedevano 80 milioni. 80 milioni, giocatore di 31 anni. E poi vende Digne Abidal, e ieri invece di giocare Miranda gioca Vermaelen. Tu pensi che... E i nuovi acquisti giocano poco, da Arthur a Arturo Vidal... i canterani non giocano per niente, Alegnà per esempio, Miranda. Tu pensi che ci sia anche un problema di vedute tra Ernesto Valverde e Abidal, Albert? Io ovviamente non lo so, ma credo che per questa situazione che stai spiegando ci può essere, ma anche ci può non essere, perché veramente il problema della squadra è che non è venuto William, che non è venuto Digne, non c'è un altro giocatore per sostituire a Digne. Questi sono problemi piccolissimi, e dopo si non giocano i nuovi acquisti. Io veramente non credo che sia colpa della mala relazione tra Valverde e Abidal. Ti devo dire per me qual è il motivo di perché non giocano il nuovo acquisti. Per me sarà perché Valverde è veramente un allenatore che ha paura di sbagliarsi, e quando tu hai la paura di sbagliarsi si può andare bene come l'anno scorso, si fa le cose facili, soprattutto se hai una squadra come questa, se la cosa va bene, la squadra ha un modo di gioco che già l'ha assimilato, abbiamo un Messi stellare, perché questo si deve dire ragazzi, che senza Messi l'anno scorso si può vincere la Liga ugualmente, perché l'anno... Albert? Caduto Albert. No, Albert c'è ancora. Albert! Albert! Non si sente nulla. Lo richiamiamo. Vabbè, lo richiamiamo, sì, perché c'è, ma non si sente. Giussi, tu ci sei, sì. Giussi? Giussi? Neanche Giussi? Allora la questione è ancora più grave. È più grave. Albert? Sì, no, Albert c'è. Allora riprendiamo Giussi. A un certo punto non vi siamo più sentiti. Non ti sentivamo più, Albert, a un certo punto. Vediamo se Giussi riesce. Parlo io? Anche sì, sì. Sì, adesso anche Giussi. Giussi, ci sei? Ok. Era caduta la linea. Sì, 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 è caduta. Allora, tutto in diretta, okay. Bellissimo. Allora, Albert, stavi noi ti avevamo sentito finché dicevi fatta ricordava. Vabbè, Albert, riprendi da dove pensi che stavi, insomma. No, ok, no, soltanto diceva che si è nuovo, quindi non giocano perché Valverde ha paura. Ah, ecco, paura, che no? I giocatori non giocano che ha paura Valverde, esatto. Sì, non credo io che sia per una mala relazione con Abidal, che è venuto Malcolm o non è venuto, è venuto Arthur e non è venuto quello che lui faceva. Non credo io veramente. Io credo che Valverde, almeno buona relazione, sembra che è un uomo tranquillo di avere buone relazioni, di non avere il problema che a volte
ami anche, mi piace non avere il problema, ma a volte hai di prendere decisioni importanti, hai di prendere rischio importante, e Valverde questa è la cosa che mi fa più paura. Ma non è da, io non credo che è una cosa di una situazione di quest'anno. Io credo, adesso tutto il mondo parla di Valverde perché la squadra indifensivamente non funziona, che ci ricordiamo il due gol contro il Leganés, uno è un regalo di Piqué incredibile e l'altro può essere per una mala organizzazione, però per me il problema più preoccupante è il ritmo di gioco, che non ci sono idee in attacco, che tutti i giocatori ricevono la palla ai piedi. Quando a volte abbiamo parlato l'inizio della stagione 4-4-2, 4-3-3, questo alla fine sono numeri. Una volta la squadra gioca, tutti si muovono un po', dipende come va, dove la palla, come facciamo il pressing, come, non lo so, come, ma la cosa più importante è che devi avere un po' di profondità, e credo che questo è un grande problema. Ci sono problemi tattici e di caratteri dei giocatori anche, perché non li vedo io giocatori con la intensità che meritano. Ma ripeto, non è da oggi, io credo che l'anno scorso molte partite abbiamo fatto un gol, dopo il secondo gol siamo finiti, ok, 3 punti in più, andiamo, 3 punti, ma in momenti importanti o Messi soluziona il problema o abbiamo un problema di personalità di qualcun giocatore e abbiamo un problema di carattere degli altri. Un problema, Albert, di incisività, perché il pallone è sempre proprietà del Barcellona, ma è quel pallone, quella possessione rutinaria, lenta, con i passi orizzontali, ma che non arrivano a disturbare la difesa rivale, perché ad esempio perdevamo 2-1 e hanno fatto 2 tiri in porta. Sì, è vero, questo è fuori. Sì. Vai. Il problema, quindi, no, soltanto per chiudere, il problema del Barça nella Liga non ci sarà mai con la palla sempre sarà dal Barça. Questo così è facile, per questo gli altri attaccano poco, ci arrivano poco. Ma dopo il problema, quando tu hai la palla devi sapere cosa fare. I giocatori non possono ricevere la palla tutto il tempo nei piedi. Dembélé è un uomo per andare nello spazio. Il meglio tempo del Barcellona di Guardiola, avevamo un giocatore come Alves che tutto il tempo era in movimento, anche Iniesta, anche Xavi, anche Pedrito, erano in movimento costante. Adesso il problema, bravo, da questi anni che non si muovono, hai un giocatore come Dembélé che deve stare tutto, sì, il tempo, e l'unico è Jordi Alba, perché dopo, non lo so, credo che ci siamo un momento importante tattico, ma che bisogna di un cambio, che Valverde non lo aspetto da lui, non aspetto Valverde facendo una modifica grande, e dopo un problema di carattere, ma questo non è problema dell'allenatore, questo giocatori da 30 anni, 31, per favore, se non avete la voglia di vincere come mi sembra per esempio di Piqué, dai, andate via, ok, sarai il presidente, ma adesso per me ci sono giocatori che non mi trasmettono la voglia di vincere. Vabbè, ma un calciatore come Piqué dice, io sono intoccabile e basta, c'ha quella mentalità lui. Certo, questo è il problema, intoccabilità. Ma di dopo abbiamo un Valverde che non voltrà problema dentro dello spogliatoio, questo continuerà così. Che ne so, ad esempio una persona con un tipo con carattere come il Flaco Menotti, io mi ricordo che l'ha fatto uscire a Maradona una volta dal campo, e Valverde non farebbe mai una cosa di quella. Allora, quello che dice Albert è verissimo, cioè il fatto che non sono, noi avevamo una squadra che era sempre in movimento, e esatto, questi sono, è statica. sono completamente statici, e come dice Alberto, sempre, come lo ha detto all'inizio trasmissione, vedere il Leo andare a prendersi a metà campo è sintomo che le cose vanno male, succede spesso purtroppo nella nazionale argentina questo, e questa cosa purtroppo l'allenatore non riesce a risolvere. Allora, ma senti, lo capiamo tutti,
Non lo capisce il signor Valverde quello. Noi abbiamo, io ripeto che ne abbiamo messo in croce Luis Enrique per questo, gli abbiamo dato, gli abbiamo dato del caprone in italiano, esatto. Quindi voglio dire, purtroppo la situazione è che lo scorso anno si giocava e si vinceva per, forse anche per un po' di fortuna, come dice